Mi è arrivata una comunicazione, non è la prima, su questa linea, che mi dice, ma non hai smesso ancora a parlare del passato remoto? Ci sono dei problemi più urgenti. Lo sai che c'è la guerra in Ucraina? Svegliati. Certo che lo so, che c'è la guerra in Ucraina. Ma affrontare questo argomento oggi in modo critico è quasi impossibile, perché io non potrò mai schierarmi dalla parte dell'Unione Europea e neppure dalla parte della NATO, e meno ancora dalla parte dell'ONU, questa organizzazione sovranazionale dove esistono ancora dei veti da parte di Francia, Regno Unito, Russia, Cina, Stati Uniti d'America, e quindi non può deliberare, e quindi non può intervenire in modo adeguato, specialmente in quei problemi gravi che troviamo molto spesso nei vari continenti. Allora, se noi valutiamo questa guerra sempre soltanto nella prospettiva delle cause prossime, è evidente che la Russia ha tutti i torti di questo mondo, perché è intervenuta con le armi, ha iniziato una guerra che, come tutte le guerre, porta a morti, a distruzioni, a danni irreversibili. Se invece valutiamo la storia dell'Ucraina per quella che è stata anche solo nell'ultimo secolo, ci rendiamo conto quanto sia complessa questa situazione e quante responsabilità abbia proprio l'Unione Europea e la NATO. Nell'Ucraina ci sono varie nazionalità, e se l'ONU funzionasse in modo decente, si sarebbe già trovata una soluzione. Un po' come si ebbe a trovare in Cecoslovacchia. La Cecoslovacchia era una repubblica federata, però a un certo punto non si ritrova e in buona armonia si determinano due repubbliche, la Repubblica della Slovacchia e la Repubblica Ceca e la Slovacchia. E la stessa cosa probabilmente si sarebbe dovuto fare per l'Ucraina, dove ci sono queste due componenti etniche, gli ucraini e i russi, che a quanto pare sono in perenne scontro. Ma provate a vedere gli ultimi. Andate a vedere su Wikipedia, valutate quello che è capitato in questi ultimi 30-40 anni. È un continuo succedersi di scontri, di colpi di Stato, di interventi assolutamente impropriati che arrivano dall'esterno. E come si fa a valutare questa situazione? Si deve dire e confermare con l'Unione Europea e con la NATO la responsabilità è tutta di Putin, ma io non mi sento di sostenere certe corbellerie, perché quando l'Unione Europea, o meglio ancora, quando la NATO è intervenuta, o nazioni che appartenevano alla NATO in Oriente, in Africa, ha combinato dei pasticci terribili, beh, noi di questi pasticci quasi li abbiamo dimenticati. La Francia è intervenuta in Libia, ma con che diritto? Col diritto di eliminare un dittatore? Col beneplacito di presidenti che sono stati fascisti, stalinisti, poi si sono dimostrati democratici, e bisognava, in nome della democrazia contro la dittatura libica, bisognava intervenire. In realtà erano tutti interessi della Francia. Sono intervenuti gli Stati Uniti d'America in Iraq con la scusa della presenza di armi di distruzione, hanno destabilizzato anche quella regione. È stata una cosa positiva. Non parliamo poi dell'Afghanistan, da cui gli Stati Uniti d'America sono andati via con la coda nelle gambe, tra le gambe.
L'Unione Europea, in modo particolare la NATO, che è un'organizzazione militare, commette, secondo me, dei crimini che sono spaventosi, però dato che questi crimini sono sostenuti da delle nazioni pseudodemocratiche, è tutto ammesso. Abbiamo eliminato dei dittatori, ma non ci si rende conto che in certe situazioni il dittatore, quando la popolazione non è preparata ancora alla democrazia, il dittatore è necessario. Così è stato per la Jugoslavia con Tito. E di nuovo la NATO è intervenuta quando c'è stata la guerra civile contro la Serbia e da quel che pare ha utilizzato anche armi non convenzionali con l'uranio impoverito, con effetti abbastanza gravi sulla popolazione e sugli stessi militari. Io non credo a questa democrazia dell'Unione Europea. Io non credo all'efficacia dell'ONU. Lì bisognava intervenire in altro modo. È vero che poi alla fine chi utilizza i muscoli ha sempre torto, ma attenzione a quella che io avrei voluto da tempo mettere in evidenza, l'esasperazione. Se io incontro Pierino e tutte le volte che lo incontro gli dico figlio di buona donna, questo qua alla ventesima mi dà un pugno sul naso, automaticamente Pierino passa dalla parte del torto. Se io considero l'ultima volta che gli ho dato del figlio di buona donna è la sua reazione. In realtà però questa storia, questa provocazione continua. È stata una provocazione continuativa. Quindi non c'è uno contro 10, c'è uno più uno più uno più uno più uno più uno contro 10. Alla fine si capisce che la reazione non è una reazione condivisibile, perché la violenza non è mai condivisibile, ma è comprensibile. È comprensibile che a un certo punto la Russia non voglia essere circondata in Occidente da paesi alleati alla NATO. Ma è più che comprensibile. Ecco, allora le sparate, accendiamo la luce dal Regno Unito perché così manifestiamo la nostra solidarietà con l'Ucraina, oppure la principessa che si mette la blusa dell'Ucraina, oppure il multimilionario, c'è da chiedersi come costui è diventato multimilionario in Russia, che stanzia 1 milione di euro sulla testa di Putin. E questi vengono celebrati, il multimilionario russo, è diventato multimilionario così perché era una pecorella, era un agnellino. Capite com'è complessa questa cosa? Capite com'è difficile valutare oggi, ma io penso anche in futuro, perché poi qui avrà ragione chi ne esce vincitore. La soluzione di fondo è solo una: l'ONU deve funzionare, non deve avere dei membri permanenti che possono porre dei veti. Non è la NATO, non sono gli Stati Uniti d'America i gendarmi del mondo, della nostra terra. È l'ONU che deve intervenire e deve essere presente nel momento in cui vengono indetti dei referendum. Quando una popolazione non vuole più stare sotto un determinato governo, ma lasciala libera, fa il referendum. Pensate per un momentino, no? Una nostra regione, il Trentino, non vuole più rimanere sotto. Voi mi direte, ma la Costituzione dice che il territorio italiano è indivisibile. Sì, l'ho capito. Ma che cosa fa? Intraprende una guerra civile. Comincia a mandare soldati. Per un momento puoi in qualche modo arginare questa idea, ma quando vedi che una regione a stragrande maggioranza non vuole più stare sotto un governo centrale, sotto un particolare stato, una particolare nazione, lascialo libero. Evitiamo la guerra, poi magari con questo nuovo stato, con questa nuova entità politica si potranno
instaurare dei rapporti economici di collaborazione meglio di prima. Io sono contrario alla guerra, io sono per l'autodeterminazione dei popoli. Noi non possiamo portare la democrazia che poi fate bene attenzione, anche su questo dovremmo valutare attentamente che cosa si intende per democrazia, ma questo sarà oggetto di un'altra riflessione che già ho valutato nel tempo, ma ho paura a metterla in linea perché temo le reazioni inconsulte che spesso arrivano, come questa letterina accompagnata da altre, no? Tu che cosa fai? Ti metti a insegnare latino, ti metti a insegnare poesia di Carducci, fai storia, prima guerra mondiale, le guerre di religione, ma pensa a quello che capita adesso. Ma adesso non c'è più, non è storia, adesso è politica. Adesso è pubblicità, è l'arte del convincere. L'altro giorno mi è venuto a trovare un mio collega, un mio ex collega, che mi dice: sai qual è oggi l'azione, la professione più importante, che viene almeno ritenuta la più importante? Io pensavo, dico, il ricercatore, il medico. No, 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 è l'arte del convincere, me l'ha detto in inglese. Non so neanche cosa mi abbia a dire. La fidanzata di mio figlio ha quest'arte, quella di convincere. Ma siamo arrivati al tempo dei sofisti. Mi deve convincere a comprare qualcosa, i call center che continuano a rompermi le scatole tutti i giorni. Convincere a comprare un prodotto che non mi serve, convincere a cambiare il gestore telefonico, o quello del gas, o quello dell'energia elettrica. Ed è la stessa cosa che sta facendo oggi la pubblicità, che vuole far vedere una Russia e un Putin completamente fuori fase, quando i problemi tra ucraini e russi sono problemi che durano da decine e decine di anni, e mai l'ONU, Organizzazione Nazionale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, si è messa seriamente ad affrontarlo, fin quando poi scoppia il pandemonio, arrivano le morti, le emigrazioni, i movimenti nuovamente di massa con effetti disastrosi sull'economia generale. Dobbiamo renderci conto che noi non possiamo esportare la nostra pseudo, che non è democrazia, la nostra pseudodemocrazia. E pensare di imporla addirittura a dei popoli, come è capitato in Africa, che hanno una religione tradizionalmente in conflitto col cristianesimo, che è la religione islamica. Per cui ogni qualvolta un occidentale va là con il fucile in mano, viene visto come un invasore. Eppure l'abbiamo fatto, ho accennato prima, e la stessa cosa sta capitando nell'Europa orientale. Non si sarebbe mai pensato di nuovo ad una guerra, come non si era pensato negli anni 90 alla Jugoslavia, alla Serbia, ai pasticci che sono venuti, ma vedete che poi alla fine le cose si sono risolte creando piccole entità nazionali. Non c'è altra soluzione. L'esempio della Cecoslovacchia è il più bello di tutti. La capacità di confrontarsi e dire: beh, se non riusciamo a stare assieme, se non riusciamo, insomma, troviamo una soluzione. Tu di qui e tu di là. Boh. Ed ecco la soluzione migliore, è quella che doveva essere adottata qui nell'Ucraina. Non attraverso delle azioni repressive, non attraverso degli interventi esterni, ma in modo particolare io continuo a insistere che su una cosa che è importante: non può la NATO, che oggi come oggi non ho ben capito a cosa possa ancora servire, invece della NATO ci dovrebbe essere l'ONU con pieni poteri, non dovrebbe la NATO pensare, non l'UE, è un'altra cosa. La collaborazione economica. La NATO non dovrebbe assolutamente pensare a accettare
tra le sue file quelle nazioni che si trovano ai confini della Russia. Cioè c'è il pericolo reale che la Russia possa innescare qualcosa di molto grave, che poi, come al tempo della Prima Guerra Mondiale con l'Austria, che poi possa poi proprio degenerare in una terza guerra mondiale. Io non so oggi, in questo momento, quali possono essere le soluzioni migliori, ripeto, con un'ONU che è bloccato. E il Busilis è lì, eh. L'ONU ha le mani legate, perché ci sono dei veti. Non ho capito perché ci devono essere delle nazioni con dei veti garantiti fin dall'inizio. Ecco, allora, questa è la risposta. Sono consapevole di questo fatto. Difficile far qui della storia, anche perché sei informato in modo inesatto e contrastante. Dell'Ucraina non si è quasi mai parlato in questi ultimi anni, invece c'era una realtà, una pentola che stava bollendo e una realtà che poteva scoppiare da un momento all'altro, improvvisamente, ecco, adesso è venuta alla ribalta perché sono entrate le truppe russe. E già questo mi lascia molto, molto perplesso. Spero con tutto il cuore che si trovi una soluzione. Ma le soluzioni non si trovano mai, e non si potranno mai ottenere se abbiamo un muro contro muro, e in modo particolare quando si usano le armi da una parte e una pubblicità finalizzata soltanto a convincere anche sul falso dall'altra. L'incontro si ha su un terreno di condivisione e non di scontro.